È l'imprenditore Fabrizio Daddaccio, il candidato sindaco per il centro-sinistra per le elezioni comunali di Montesilvano. A lui spetterà il compito di guidare una coalizione, al momento composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Liste Civiche, con i pentastellati ancora in trattativa, per vincere la competizione elettorale contro un centrodestra che a Montesilvano, al momento, si presenterebbe disgregato, con la Lega che è pronta a fare quadrato su Antonio Alliano, glissando la ricandidatura dell'uscente Ottavio De Martino. Chi è Fabrizio Daddaccio e perché decide di correre per la carica di primo cittadino al comune di Montesilvano? Fabrizio Daddaccio è un imprenditore che è cresciuto su Montesilvano, sia con la sua famiglia che con le sue aziende. Opero su Montesilvano dal 1985. Ho avuto una breve esperienza politica, sempre rimanendo nella coalizione di centro-sinistra, 2004-2006. E dopodiché sono rimasto un po' in silenzio, ho aiutato, ho dato una mano a chi si è candidato in questi anni sia a livello locale che a livello regionale, nazionale e poi ecco, arrivato in questo punto della mia vita mi sono sentito di voler ridare a questa città il mio contributo. Da imprenditore il mio contributo sarà sicuramente il voler fare, che sarà il nostro motto della campagna elettorale. Insieme a tutta la coalizione sono riuscito, con la mia figura siamo riusciti a chiudere tutta la coalizione di centro-sinistra e quindi la partita ce la giocheremo. Quali sono le priorità del Comune di Montesilvano? Secondo lei cosa non è stato ancora fatto? Ma c'è tanto da fare, è vero che chi ha lavorato fino adesso, sono 16 anni che il centrodestra sta portando avanti questa amministrazione. Ultimamente purtroppo devo dire che le cose non vanno, secondo mio avviso, mio punto di vista, come dovrebbero andare. Stiamo lavorando su un buon programma insieme a tutta la coalizione, che io ringrazio. A presto usciremo con le liste e con il programma. Per le forze della coalizione, quella di Daddaccio è una candidatura forte, autorevole e apprezzata, che avrà il compito di guidare Montesilvano nel processo di fusione della nuova Pescara, con un ruolo da protagonista, come sottolinea anche il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli. Qui oggi mettiamo in campo una candidatura che può vincere le prossime elezioni di Montesilvano, una figura spendibile, una figura forte, molto apprezzata in città, che è in grado di mettere insieme un campo competitivo alternativo alla destra. Il Partito Democratico vuole essere perno di questo schieramento, c'è già una coalizione ampia, io penso che qui si possa replicare il modello del patto per l'Abruzzo e quindi ci sono in corso interlocuzioni per aprire ulteriormente questo perimetro e creare davvero una coalizione molto ampia, compatta. C'è una destra qui divisa, una destra che non ha a cuore l'interesse di questa città e sono convinto che ci possa essere una bella campagna elettorale intorno a questa bella candidatura per vincere le elezioni a Montesilvano.